caffè lattivo, lo spammino di Amazon Prime, ovviamente, mancano 16 sub e 10.009, to che dopo 3 richiami per canzoni sei per bannato, quindi nel momento in cui tu fai una legge o scrivi una legge paura, eh? Ma che stai a fa? Ricordati che squali stanno arrivando! E dicevano che il gaming era morto con PGN, ma non è così! Hello!
Clochards, e benvenuti in questa nuova trasmissione. Dov'è? Che è successo? Ah no, cercavo... Non fa danni con quelle ditina. Ah, pensavo papara papapa. Che sta però? Vai. Le notti si fanno tempestose, si fanno settembrine, l'autunno sta tornando, insieme a lui gli spettri, le sedute, i goblin, i coboldi. Questa è la prima serata horror di tante di Play Cerbero. Mazza, sei pure un rumorista, mo. Apra tutto, dottore. Apra tutto qua, apra tutto. Allora, buonasera, cosa stiamo facendo? Abbiamo scaricato? Non uno. Non due. Bensì? Tre videogiochi che vi faranno dire... Porco Dio. La catchphrase di Play Cerbero. Ma è un film o un gioco? A video, vabbè. Vabbè, ma quelli sempre, diciamo che è il primo dato che noi selezioniamo per un gioco, quello là. Ci siamo andati giù pesante, abbiamo setacciato il web, gratis, abbiamo gratis sicuro, ma che gratis? No, abbiamo pagato. Che sub vostra, abbiamo pagati. Abbiamo pagato il conto aziendale e abbiamo scelto i giochi più accurati cinematograficamente parlando per il buon Mr. Marra. Però anche horror, boh, che se cagamo sotto. Io ho letto le recensioni di questo qui che stiamo andando a giocare, che mo non mi ricordo il nome, ma non fa niente. C'era scritto proprio "ve cagate sotto", proprio un cavolavoro, masterpiece. Ma io non so sotto. Pronto però, sì. Non so pronto. Sì, qua secondo me nessuno è veramente pronto per questa esperienza. Te sai che io i giochi horror li reggo poco, infatti da bambino non ho mai giocato Resident Evil. Come sarà la tua occasione per redimerti. Mod, cambiate il nome, cioè la categoria della live. Qua, ce l'ho qua. Ah, ce l'ho qua perché poiché il gioco si chiama... House of Ashes, The Dark Picture. Sì, House of Ashes. Poi abbiamo scaricato anche... Ma è Cristo un foto là, il primo che... Sì, è Gesù Cristo. Poi anche Little Hope e Man of Medan. Little Hope, Hope. Little Hope. E quindi fa paurissima, dicono, vedi? Fa paurissima. Se cagamo sotto c'è sta Pazuzu. C'è sta Pazuzu. No, Pazuzu. 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 Il demone dell'esorcista. Pazuzu è quello che possessa la ragazzina dell'esorcista, la ragazzi. È proprio la stessa pure. Che si mi sa che è quella che si vede nella versione integrale di Fredkin. Che si vede all'inizio quando stanno nel deserto. Terrore puro. Ora metteremo le luci magari un po' più soffuse, solo una, ne sì, una la puoi spegnere. Ci stiamo. Supremassive Black Hole. Sì, la canzone dei Muse. Oddio. Ma l'audio? Madonna. Ma un gioco, già posso dirlo comunque. Aspetta, perché vedo... Ma tocca cambiare il canale e andare dove, da? Christian Bieri Official? No. Stefie Vita, carità, sì. Ok. Mica ti ho detto che volevo morire. Percival. Bello, diamine. Ammazza, sembra... Voi sentite, ragazzi, veramente un film. Guarda con quella O proprio che compone quasi, capito, uno spicchio di lunette. Bravo, sì. Mi piace, sì. Capito, un po' la Sailor Moon. Ma vado con sta X, regà. Abbiamo sicuri, partita. Vado siete con pronti? La X. Anzi, basta che c'è un Jump Scar. Ma non è una marchetta. No, purtroppo no. Dici, ma Marco. È un film o un videogioco? Credo un filmoco. Un filmoco. Ah, perché questo filmoco? La parte filmoco, poi inizia sì, il gioco. Sì, mo ci stanno i titoli di testa. Un videogilm. Esatto. Notti senza stelle. Esatto. No. Mettetevi comodi, serata horror nel chilling. Candele, se ne avete. Candele, pipe, e anche incensi. Eviterei canne. Però sì, poi te caghi sotto lì. È vero, che fai? Magari vedete prima come il gioco. Ah, ragazzi, veramente non lo sappiamo neanche noi in realtà. Ed è questo il bello. Vado! Vai, immergiamoci! Vai, immergiamoci! C'è un contratto da firmare. Non si prende nessuna responsabilità. Fai salta, Davide, fai salta. Come salta? Devo leggere tutto io. Leggete. Ah, scusate, c'è. Fai salta, Davide. Stampatello, leggere attentamente il presente accordo. Non abbiamo tempo, fai salta, Davide. Non abbiamo tempo. Accetta, non abbiamo tempo, già letto.
Ho già letto. Fatto col demonio. Io ho letto che potrei. Ho già letto tutto. Ho fatto un corso di lettura veloce. Potreste donare il fegato anche da vivi. Mi pare. Sì, va bene. Ma guarda, magari pensa se stringe in patto col demonio. Poi che ho famo? Visto. Ah, la luminosità. Beh, lasciamo così. Vabbè. E no, un po' aspetta, di più. 60 così. Vai, 60. Marco, si vede molto più luminoso del libro. Quindi... vabbè, ma a noi ci serve là. Però. Così? Così, sì, così, molto così. Più buio della 58 realtà. Come la vedi, regista? Da retta regista. Io direi un po' di meno. Fai un'anticchia di meno? Sì. Beh, quei due punti in più sì, che come vabbè, sì, poi io non vorrei che poi non giocare solo. Io non vorrei che poi la situation diventa talposa. Oh, grazie Jody per la sub. Grazie Giodone. Eh? Bello Jody. No, no. Allora, giochiamo da solo. Allora, tanto fare ma giro. Qual è la differenza tra non giocare solo e gioca da solo? Vabbè, sì, ma io non gioco mai solo. Serata al cinema. Ah, condividi il controller wireless e sì, con i due amici. Top. Serata al cinema dobbiamo fare. Ma sai che sarà dal cinema? Che cazzo stai a dire? Ma è un film? Un... Oh, due... in 2-3 giocatori. Ma che è Leonardo Marra, pareva. Era 2-3 o 2-5? Ci sta. Oddio, mi pare di aver letto 2-3. Vabbè, ragazzi. Kitano escluso. Tranquillo, vedo come un film. Allora, nuova storia. Eh sì. Ammazza, sì, ma è bellissima sta nuovi cosa. Nuovi dati salvati. Ma guardiamo un po'. Sono. Giocatore 1. Sorpreso in buono. Devo aggiungere io per la sabbia. Così? Metti un po' 1, 2, vai. Ah, siamo 4. Pure Marco, pure Marco. Dai, pure vai, Marco. Vai, vai, vai. Si può mettere pure vai, il nome. Si può mettere pure il nome. Il joystick. Ah, aspetta un attimo. Da un attimo. Perché qua siamo tutti a difficoltà impegnativo. Non penso che. Guarda, io di impegnativo non voglio nulla. Allora, vai, non allora, voglio nulla di impegnativo. Cambiamo difficoltà. Letale. Per giocatore 1 è letale. Ma chi è il giocatore 1? Che ne so. Diamogli il nome. Allora, come si fa? Modifica. Vai. È Kitano come... agevole metti. Grazie, Sietto 95. Il giocatore 1 è Kitano. Allora, facciamo il Marra perché principalmente penso giocherà lui. Cante addirittura. Marrano. Marra gioca in... a che difficoltà? Metti Marrano. Ok. Io? Beh, letale ovviamente. No, andiamo avanti. No, vabbè, no, metti Marra... dai. Metti agevole. Agevole. Vabbè, ok, va avanti, zi. Sì, devi andare a destra. Vai. Ok, giocatore 2. X. Mi metto a me. No, pure mi metto rettale, sì, pure mi metto facile. E Jody? Anzi no, io sono un gamer, quindi mi metto impegnativo. Guarda come mostra il cazzo, Vedevo dei rage quit molto vero gamer. Ognuno sceglie la propria difficoltà. A me mettimi Induceo, grazie. Ah, sì. Induceo che nei giochi porta bene. Indusio pure lo leggo. E difficoltà? Sì, ma metti letale. Ok. Va bene. No, e Kitano? Agevole. La mia orta. Agevole. Che taglio. Poi chi, cioè, non so neanche metti come. Metti Gido. Marco, che devo fare? Metti pure Gido. Ma poi che cazzo che gioca? Let's go. Ci siamo, dai. Quindi va indietro. Va bene così. Un po' Gido. No. Che è successo? No. Vai. No. C'avevi già dati salvati. Che cazzo stai a fare? Carica. Fai nuova storia, sì. Carica. No, nuova storia. La prima. La 1. No, così la devi far carica. Per i primi. Non mi fa far carica. Fai la 1. Selezione scene, credo. Ma se non indietro. Sì. Aspettate. No, perché non mi faceva andare avanti, regà. Aspetta, ci riprovo, scusate. Forse, ragazzi, il gioco è già iniziato. Grazie per il sub. È questo il gioco. Grazie, sì. 69. È il primo trabocchetto. Che figata. 96 ICO, grazie. Stanno a tagliare, no? Ma pure Sara Sky. Sara Sky, allora. Grazie. Vabbè, meglio da zona, sicuro. Un anno, eh? Continua. Anniversarietto. Ok. Ok, dovrei aver fatto. Bet? Su cosa... Cioè, per chi sa il gioco, magari ci può dire su cazzo. Cosa possiamo bettare. O chi arriva più avanti, però... Noi stiamo andando al buio, ragazzi. È una vera e propria blind run. Blind run. Come dicono i giovani. Siamo come Sabaku, se non meglio. Vabbè, qual è la bet? Insomma. Cioè, che comunque Sabaku è uno solo. Noi stiamo in 3-4. Vabbè, ma poi Sabaku... Sabaku c'ha un cervello... Prendi il controllo, Mawa. Prendiamo il controllo, va. Wow. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Ma è un film o un videogioco? Una scrittura biblica, mi sa. Ogni scelta ha una conseguenza. E calla. Grazie, che bello, Grazie, creatori, grazie mille, Vantus. Da creatori di Until Dawn. Salvano la vita. Dato che Until Dawn è piaciuto tanto. Altre. Conducono alla morte. Mortacci.
può streamare su Twitch. Ma audio cosa? Scegli attentamente. Audio del gioco. Certo, se voglio vivere sicuramente non vado in un tempio nel Medio Oriente coi teschi fuori. Ma so io, Siete il soggetto, c'è un problema audio. Sono così immerso che è entrata mia madre in camera e gli ho dato una pizza dalla paura. Oh! No! Oddio! Oddio, che schifo! No! Ma dozzi, sembra vero. Perché è hostel. Pare una testa vera. Ma questo però fa parte del film. Ma sono tutti... È un film questo. Greve, Accad. No, stiamo ad Accad, sì, che cazzo Accad? Re Accamida. Belli i violini. Oh, no! È andata la pizza alla madre. Dai, no, raga, Boni, non fate nuovo Giustoid. Boni. Eh no, sì, sta violenza no. Il tuo parlare è inutile qui. Il nostro re pretende un tributo di sangue. Il tuo sacrificio infrangerà la maledizione. No, Morgan, no. Era uno di noi. Perdono, signore. Il re richiede la vostra presenza. Fatto bella, bro. Gli dei ti arridono. Per ora. Riportalo in cella. Me ne occupo dopo. Sei fortunato, Guteo. Fortuna? No. Non ce n'è per questi cani. Generale. Dovremmo andare via da qui. Bello comunque il principe d'Egitto. La sua follia minaccia di ingoiare anche noi. Questo tempio è maledetto. Morirei adesso in vi alziamo, ragazzi. Fatta, piuttosto che cedere a morbo e carestia. Agli ordini, capitano. Mosè. Mo smanettiamo con le impostazioni. Oh, cazzo. Il tempio di Pazuzu. Io lo so, ragazza. Io vedo ogni cosa. È una femmina. Guardati intorno. Questa sala non ha a ripagare i miei errori. E gli dèi non si beano della sua gloria? Manciacca. Arriva Negutei, generale. Il dio Luna ha inviato un esercito contro di noi. Raduno immediatamente le truppe. Bene. Dai sotterranei. Forzato dei sette di birra. Abbiamo centinaia di prigionieri, mio re. Per i sacrifici serve tempo. Il tempo ormai ci sfugge tra le dita. Fa nulla. Nutriremo le sabbie con il sangue di quei soldati. Il sacrificio verrà compiuto. Cominciando con lei. No! No, no, no! No, no, povera ragazza, no! Per caso ti ricorda qualcuno? Mio re. Non cogli una lieve somiglianza con tua figlia? Quanti anni avrebbe adesso? Ma che ne ha riconosciuto? 18. Sapete che gli erano strappato dalle braccia quando era piccolo. Questo morbo è stato una sciagura. No. Uccidila. No, 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 sì, no, dai. No, no, sì! No, no, sì, ti prego, riluttanza! 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 Non sarebbe più. Non ucciderò mai mia figlia! Papà, a me mi doveva capire sta cosa. Nemica può svelare i piani dei Gutei. Ma il dio si arrabbierà! Ogni signore è un coglione, una maschera d'oro! Vicina alla salvezza. Lei deve morire. Muori tu, coglione! No, bravo, sì. Quadrato, sì! Oddio! Guarda, vedi, sta no, no, no! Hai sbagliato! Dai, no, dai, dai, cazzate, dai! Martellato! Arcieri! Oh, oh! Oh, vai, becca Davide! Cos'è? Usa R, cos'è? L'analogico è R2, vai! Boh! Bro! Oh, ma è tua figlia, no, zia! No, ma che hai fatto? Ma che hai fatto? Perché hai ucciso tua figlia? Pensavo fosse il cattivo! Ma dai, ma che cazzo fai? Ma ammazzi la bambina all'inizio della storia! Era fondamentale! Ma mi hai detto... muovi e spara! Maldre! Ho le mani sporche di sangue! No, sì, la tragedia, la volevamo evitare. Ho le mani sporche di sangue, sangue del mio sangue! No, ma perché infierisci? Proprio senza rimorso. Lo sai che mi somiglia? Boh. Somiglia a Kidane, è vero? No, no, dico. Questo no. Dove gli è stanca la testa? Cos'è il mesomino? Greve. Tipo Medusa.
sa questo. Morgan sta incattivito. No, questo è Dante. Noi siamo Kirkidan. Ah, ho capito Morgan. Qui adesso. Perché se mena? Perché vuole essere sperato, suppongo. Oh! Noi siamo lo schiavo, ragazzi. Dai, che mo se liberiamo, zio. Ragazzi, sto sotto shock, se non mi fia, non lo so. Vai, vai. Siamo liberi. Ci passa benissimo tra le sbarre. Davvero, ragazzi. Mo alziamo, ragazzi, un pochetto pure l'audio dei dialoghi. Mamma mia, questa testa dorata. Ma se premo start, che succede? No, sì, guarda che roba. Mazzo, proprio la bocca nella posizione giusta per prendere proprio... C'è il sole, capito, nella bocca, capito? Il fallo divino. Attenzione, raga, ma questo è coso, è Baphomet. Allora non gli può venire in mente, ma a me che cazzo me ne frega, me ne vado. È la guerra più totale, però, dicono. Ah, sì, sì. Io ho sempre pensato come sarei stato come soldato. I mostri. Il Wendigo. Io avrei pensato che besa in culo, raga. Tu so, c'era questo. Dei, datemi la forza. Metta l'audio dei dialoghi che è molto sì. più basso della musica. Oh, è premo start. Oh, ok. Impostazioni. C'avevi paura. Lo so, non si sa mai. Magari skippava la storia. Lo so, però. Impostazioni ad uccidere. No, abbassa no, la musica. TV. Abbassa la musica. Ma magari adesso lo setta meglio. No? Quello è il volume generale. Sottotitoli facciamo tutti. Sì, mettili. Barre laterali, sì, no? È la musica che è più alta. Sì, il resto lascio tutto le come le barre tutti tipo cinema. Vabbè, metto a 60. Ma 60. Non era horror? Sì, sì, è horror, ragazzi. Horror storico. Certo che è horror. Come sono morti tutti questi? Grazie, Super Santos. No, il dio. Come ha fatto a morire questo Chad assoluto? Sono stati gli dei. Sì, l'apocalisse, sì. Un cazzo. I mostri chatter. Oh. Faccio io? Vai. Vado io. Vai, sì, vai. Tocca tutto, Simo. Che cosa Morgan. Sono? No, è Anubi, raga. Ma che davvero? Il dio cane. È lui. Alzare la luminosità. Pizzico pure quella. Scusate, raga, ma da sti monitor sembrava più luminosa. Quindi. Vabbè, mo non esageriamo. Ma no, di meno. Zio. Dai, che cazzo. Stava 52, no 82. Un po' troppo. È troppo. Così com'è, raga? Troppo luminoso. Faglielo vedere. Perché è il problema è solo faglielo vedere. Non ci stanno più le ombre. Qui. Il buio, quindi potete sapere se è ok. Perché stanno a me? C'è la gente fuori, Wendy. Puto. No. Grazie, Cario. Siamo maledetti. Il nostro re
ci ha condannati. Volevamo voi, demoni. Ci sbagliavamo. Oh, oh! No, sì, stanno per entrare. E ha eretto questo per chiedere perdono. Ma gli dei non ascoltano. E in questo momento anche lui tace. Gli dei non vogliono il nostro bene. Eppure la morte di mia figlia. Relazione aggiornata. Vediamo un po' che significa. Ah, i legami tra personaggi, sì, vedi? Sì, 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 tra Balatu e Kurum. Sembrava Balatu sollevato per la morte del re. Vabbè, voleva ammazzare. Beh. Balatu, quindi noi, questo è Kurum, noi siamo Kurum. Collabora la fuga. Ma sì, ma è figo. Ah no, questo è Balatu e Kurum, ok, ci sta simpatico Balatu leggermente. Balatu è quello che ha ucciso la figlia. Sì. Con le pinne nella testa. Che amici. Comunque da quando prendono i grandi attori questi giochi sono molto belli. Come si chiama? Si chiama la Fiskatur. Chi? La Fiskatur. Che la Fiskatur, sì. Da quando prendono sti grandi attori vengono molto meglio. Però anche dopo Morgan è una canzone. Mara la figlia l'ha uccisa, devo scaricare le responsabilità su altri. No, l'ha uccisa lui, ragazzi, non c'entro niente. E Simone è il mandante dell'omicidio. Sì, è colpa mia, me lo spiega meglio. Grazie mille. Lo Legacy numero 2, tra l'altro. Che pure l'1 c'ha la sub. Ma pure il 3 e il 4. Aiutami. Quelli non lo so, sì, mi sa che stanno da Grimbo. Bastardi. Dite, pezzi del merda. Vai. Ripetutamente, potenza, sì. Ripetutamente. Supporto. Potenza. Mazza, bello sto film interattivo. Comunque, bello sto scavalcamento di campo, però. Ma no. Ma era veramente una Lo so, regà, dovete parlare con quello che ha fatto il mixing audio. Hai abbassato la musica. Tomba? Sì. Per i costruttori alla fine. Vieni. Abbassare gli effetti sonori. Porca puttana. Ma avete sentito che roba, regà? Tomba per i costruttori alla fine. Quindi hanno costruito e poi ce l'hanno sepolti. Abbassa tutto, bravo. Cioè, no, ho abbassato. Se sono autosepolti costruendo una tomba. È fatto malissimo. Bello, sì. Perché? Forse mod, dai. Mi ha passato tutto. Grazie, Andre. È un topo. Ma che so, le Wendy, le ossa dei morti. Che è? Oh! Premix, d'accordo. Che è? Occhio, zii. Sbaglio, viene infarto. Orecchio assoluto. No, zii, c'ho paura, zii. Paura, zii. Paura, zii, preciso. Perché mi sta a fare concentrato sta cosa, ma arriva Wendy, guarda. Magari sarà più difficile in futuro. Grazie, Vegeta. Oh! Ecco. Va, regà! Grazie, non te non te non stanzia. Oh! Oh! No, no! Topettigno. Sorcetto. Solo un topo. Tutta sta cazzata. Miau. Tutto sto casino per la zoccola. Tutte queste morti. Per nulla. Tutto questo tutorial. Sono morti invano per un re folle. Ok, tenuto R2 per raccogliere oggetti. Allora, come, okay. Come Until Dawn. Bello. Prendiamo i totem, se vi ricordo. Oh! Porca Madonna! Oh! Oddio! C'ha paura, eh? Vabbè, un piccolo scorpioncino. Oh, mo se gioca. Vabbè, ma pialo, dai, va, cioè, non è che muove uno scorpione se butta via così. No, cioè, penso brutto. Che ai tempi di igiene fosse proprio il top. Lo scorpione, che sarà mai? Insomma, una bella sala. A parte che non era manco uno scorpione, era tipo presagio, era tipo un insettone calabroide. Ma posso premere quadrato? Sì, qua? Sì, sì, butta. Vai, sì. Non me lo fa fare, però vai frullate. Insieme ai costruttori. Ma dove devo andare? Se seguo il mio amichetto. Andiamo. Dal sangue credo che facessero sacrifici. Vieni. Aiutami qui. Vieni, aiutami qui. Si gioca pure. Raga, film interattivo. Ma io non ho capito una cosa. Come mai c'è Balubu che sta carcerato? Non lo so. Sei fatto, tu, Balubu. Devi giocare tu finché non dice prendi il controllo. Pazuzu! Da quanto tempo? L'hai visto? C'era Pazuzu. Raga, c'era Pazuzu. Va prima tu. E mo so cazzi. Prima tu.
Vabbè, sarà caga sotto, raga, ne dovete fare duri. Porca troia. Prima tu! E dico. Cos'è l'oggetto che hai al collo? La storia di Gutium. No, voi Accadici avete lottato per distruggere il nostro popolo. Ma ricorda bene, la nostra storia è appena iniziata. Come possiamo uscire vivi da qui? No, rispetto arroganza. Allora, io rispetterei gli ultimi. Rispetto. Sì. Ma come, che c'è anche una terza cosa, non dire nulla. Vero. È mio amico. Dai, nemico del mio nemico. Aiutiamoci. Vabbè, sono stato a fa' amico perché giusto. Posso così dire una cosa? Per me i giochi interattivi potrebbero veramente piacerti. C'è sempre speranza. E direi un capolavoro. A voglia. Ma ne abbiamo comprati tre per provarli, ragazzi. Questo in effetti sarà una garanzia. È molto bello, eh. Sara, ti amo, scrivo un ragazzo. Non sto scherzando. Una piccola dichiarazione. Sì. Come le radio ci sta, volta. Esatto. Poi entriamo un po' nel gioco, vediamo. Ho aperto solo una porta, regà. Sono partiti pure dei violini anzi oggi. Sì. Porco. Porca madonna. No, regà. No. Dai, regà, che cazzo è? Ma che mi socio. State fermi là l'altro po'. Scappa! No, la porta! Non la suocera! La porta! Perché la scena aperta? Scappa da Renzi, via! Era Letta. Enrico Letta. Il PD non è morto! Sta arrivando! Il Nemesis! Non c'è scampo! Vai, restare uniti è l'unica speranza! No! Se fuggiamo entrambi, moriremo in due! Pronto a combattere? Combatti, no, Simo. No, voglio tradire. Combatti, devi combattere! Devi combattere per la patria! Combatti! Io lo buttar qui. Oh! Porco. Mena, zi, mena questo joypad! Mena! Manetta! No, zi, no! Regà, ce la sto a mettere tutta, regà! La tua arma! Vai, dai una spadata, vai! Vai, Morgan, vai! Strappa le budella! Dacci tu, che bravo, bravo. Qua la manina. Marvin Masburs, Marvin Aglers. Mamma mia, Morgan, che aggressività. Bravo, Simo. Grazie, è stata dura. Bravo, Simo. Mi sono impegnato tantissimo. No, puraccio. No, Bazzute. Ci ha fatto un cazzo che ha pulito. No. Amo se lo magna. No, raga, no. Ma che è? Porco. No, i piedi, zio. Ma lasciò là, comunque è morto uguale. Queste scelte del cazzo, il tutorial di merda. Vai, scappa. Mazza lentissimo, Zio. Perché si giungono sempre in quel modo? Sei morto, zio. Che allenamento brutto. Ho sbagliato qualcosa. Sei morto, sì, l'antico. Ah sì, ma è già finito il gioco? Bello. È finito il gioco, molto bello, ragazzi. Grazie mille per aver visto questa live. Che squali, state arrivando! Ah, vedi? Sono in varie linee temporali. Era il prologo. Top. Era scriptato. Won't you stay me over till another day? Oh, what you say? No! Ammazza che titolo di testa, oh! Mamma mia, guarda che mascella piena, visto? Sta tutto infierito, guarda là. Sembra lui. Tutto scucchioso, visto? Well, what is this? Che senso è camminare così da gatto da solo? Ma non lo so chi è, saremo noi. Perché le videocamere. Se ti vede testa, Marco, ma che schifo, ti vede testa le film. Qua è scritto sta cosa imprescindibile. Sì, era solo per imparare Sì, Massimo, pure c'è stava l'eventualità che si salvava Morgan se tradivi lui. Magari. Si morivano entrambi. Tipo Until Dawn pure iniziava con un prologo prestabilito.
Vabbè, il metal, sì, il metal deve essere altissimo. Le fanno invisibili. Era una Banshee, credo. Questa scena non segue le regole delle impostazioni audio. Cioè, c'è l'audio come se non avessimo fatto 60%. Con questa fiaccola della musica. Ah, era Claudio Bisio, dico, interpreta quella parte. Dipenderà dalle tue scelte. La volontà è una bussola che guida nei recessi dell'ignoto. Troverai la via per la salvezza o ti perderai nelle tenebre per sempre. Grazie Fresh per la sub. Pure il tono. Non voglio mentire. Il futuro riserva decisioni difficili. Decisioni che influiranno sulle vite altrui. Quella di Bulubu, gli esiti già di queste scelte saranno chiari col tempo. Prima di cominciare vi ricordo che alcune feste non terminano nello stesso modo in cui sono iniziate. Talvolta lasciano gli ospiti con un senso di disagio, però forse corro troppo. Io sono pare tuo padre, Davide. Il curatore. Il custode dei racconti. Il curatore di Leonardo Marra. Il mio compito è tenere adesso traccia di tutto ciò che accade, delle scelte fatte e degli errori commessi. Quindi per me sarà un incubo sto gioco. Questo è il mio personale archivio. Le cartelline del Rubino. Le storie mai raccontate, storie su amici, lo vedi? Nemici, lealtà, tradimenti, le cronache del Samsara. Un gioco horror di per sé, bro. Devi capire che non sono qui per aiutarti. Tuttavia, non disdegno le eccezioni alla regola ogni tanto. Ma forse è proprio il fatto che sia così stereo che sta dando problemi. Forse dovremmo metterlo in mono, così è tutto al centro. Alcune scelte potrebbero unirvi e altre potrebbero dividervi. Mi permetto di dare un breve consiglio. Consiglio. Nel corso della storia appariranno particolari immagini. Immagini che alludono a un possibile esito. È fondamentale comprendere il loro significato. Potrebbero evocare un futuro da evitare. Tipi totem di Antildon. Esatto. Ma ahimè, le sabbie del tempo si sono esaurite. Ti aspetterò per celebrare i successi o i fallimenti. Sabbie del tempo. Stiero, ha messo poca ansia. Chi vuole farci addone? O Gianluca qua? O Marco? Dai. Questo mi sembra tipo un regista. Potrebbe fare Marco. Vai, vai, Marco, vai. Sì, c'è la lucetta. Ah, perché inizio io proprio. Vado, prendo il controllo. Andiamo in missione militare. Ma Pupedizzi, ma chi sei? Un Navy Seals. Distruzione di massa. Non c'è il terrorista. Top Gun. Jason. Mamma, signore, viaggiato bene? Mamma. Nazionalità in sicurezza. Quindi c'è un pregio non e un difetto. Del tutto. Benvenuto a Camp Slayer. È in anticipo. Pazienza o scuse? Vabbè, scusa, ma anticipo no, non dire nulla. Non dire nulla. Fatti cazzi. Fai il Chad, sì, c'hai dire nulla. Verso su. Non dire nulla. Sei un Chad. Ray-Ban attendono il suo briefing. Appena il comandante dà il via libera. Possiamo iniziare? No, però c'avevi la freccia verso il basso con Jason. Vabbè, chi su un culo a Jason? Non vale un cazzo. Tra tre secondi è morto. Questo è porta a borsa. C'è un nuovo Ranger. A quanto pare. È Angelo Greco lui. Tu sei? È una donna. No, quello io. Tu sei? Non dire nulla. Non dire nulla, Marco. Non dire nulla. Chad. No, fastidio. No, lucidità. Clarice Stokes. Dottoressa Clarice Stokes. Ecco. Premurosità. Si è pure sbagliato. Già mi stava a dar fastidio a me. Ti ha dato il bonus premurosità. Questa è scritta a Frida. Mi piace sta cosa delle relazioni perché in Until Dawn era sprecatissima. Cioè, era tipo
vero, un po' inutile. Molto inutile, invece magari qua è più importante. Ah, chi subentra? Vai, fai te Marco, fai te. Vai Marco, no, vai, vai. Hai fatto un minuto. Io vai, vai, una straniera. No! No. Su, su un'auto tedesca, in Irachena. Ma se stiamo insieme devi averci un altro joystick. Oh, sta scopazzi. E dai! Sei scopato con te stesso? E io ah, lo no. sapevo, zio, dovevate far voi. No, è Narto, è Narto. Che c'è, Mario? Passa che collo, ma come? Che cazzo c'ha? Ma che è Modiglianio? Sei ingoiato da Pasqua. Ma che è Modiglianio? Ma sei scopabile. Autorità caustica. Ah, inscopabile, sì. Sergente Nick, giustificazione, romanticismo. Potrebbe essere la nostra ultima volta. Ma di così. Dopo la sparatoria al checkpoint. Ma che è il doppiatore? Ero distrutto. Il doppiatore sta fattissimo. Nelle ultime settimane tu ha, mi hai dato ha doppiato forza. Con la mano così proprio. Sì. No? Non so dove sarei senza di te. Mi piace far doppiatore. Ah, Rachel King. Non si è sentito. Arrivo subito. Ma avete sentito voi la voce del tenente? Perché noi tuo no. marito? Non sarebbe ora di dirgli la verità? Rivestiti, sistemati. Ah, cioè lui è l'amante. Ehi, Rachel. Grazie. Hai intenzione di parlargli di nuovo? Pelato. Tu ed Eric che siete stati lontani un anno. Che ha fatto? Qualunque cosa fosse... 500 bit, grazie. Grazie, grazie Broce. Riluttanza, rassicurazione, non dire nulla. Rilutta. Vabbè, no, rassicuriamolo. È solo che non è il momento giusto. Marco, ma lei è proprio un... Tutte Marco, scuse, ma veramente un virgin. Ah, era lei che parlava. Vabbè, ho capito, sì, ma... No, ma tu sei lei. Ma tu sei lei. No, io sono lei, è vero. Sei, hai rassicurato no, lui, zio, questo non fai? Vale un cazzo questo. Dai, sì, ma te stai in pelagà. Meriti di meglio. Ma no, no, esatto, c'ho un'amante questa, guarda. Una poco... È una facciata. Story Impact interattivo. Volevo le cocco. No, pensavo d'essere lui, un attimo. Sei un Marines. Mazza che roba. Prendi l'accendino. Spara di sto bubulus. Fa quello che gli dice a voce. Spara un bubulus. No. Questo momento al culo. Ah, vabbè, sei di nuovo il Chad. Vai Marco. Che stai tutto preso? Perché ti devo levare queste emozioni? Grazie Francesco. Chiedo scusa per il rumore e il disordine. Stiamo ancora preparando la base. È incredibile. Nessuno solo ha mai qualche settimana fa Saddam se la spassava qui. Greve. Ingozzandosi di caramelle mentre qualche poveraccio gli faceva la pedicure. Bella immagine. Se solo vedesse com'è ridotto questo posto. È ironico. Vabbè, sì, non te la squattare. Oh, regà, mi posso muovere? Vai, oh! No, zia! Adesso quando... è un gioco. Mazza come sei fluido, zi. Tutti vogliono fare la storia. Stai un po' modified. Benedetta America. Viva l'America! Addirittura, che è? Ti vedo, vecchietto. Continua a darci dentro. Unisciti a me. Hai ancora da imparare. Dopo, abbiamo ospiti. Forse la fanciulla vuole rifarsi gli occhi mentre... Ah, panca piana. Sto sulla panca piana. Vicino. Ti vedo benissimo da qui, grazie. Ignora il caporale Merwin. È un pochino, diciamo, rozzo. Ogni unità ha il suo buffone di corte. Diccia a noi. Sergente Kay. Bisogna capire che non lo è qua te. Sì. Il tenente colonnello King. Lo accompagno alla sala riunioni. Sì, vado a prepararmi. Come si chiama sto film? Ci vediamo God dopo, Marine. Bless America. Qual è il suo problema? Nick è cambiato ultimamente. C'è stata una sparatoria qualche settimana fa. Sborra. Con una vittima civile. Nick mi ha sofferto. Può combattere? È un soldato, signore. Può farlo. Sì, comunque è un doppiaggio vergognoso, sono d'accordo, raga. Peggio di Merluzzi. Ehi, Joey, ti hanno messo dietro una scrivania. Vuoi che ci parli io? Non mi lamento. Dietro una scrivania ci si beccano meno pallottole. Bravo. Questo è il famoso tizio del satellite. È diventato un invalido. Irritazione, sì. No, sono un tuo superiore. No, sì, è un invalido di guerra. Tenente colonnello Rick King. E se non vado errato, ma che classista. Prepotenza aumentata. Mi rende il tuo comandante. Aghicco. Qua siamo. Mi prende in giro. So così, Bisogna impersonificarsi nel personaggio. Forza.
Ma Marco, guarda che sto gioco è come pieno accesso, cioè, al le cose che tu fai nel gioco sono quelle che vorresti fare nella realtà. Vuole far colonnello. No, io tipo di indite devi... Oh, grazie Benedettona, 5 sub. Grazie Benedetta. Che finanzi così questo format. Non mi abituerei troppo. Per non far morire il gaming. Grazie. Se fai il paladino sei uno che segue la legge, duro. Io te lo dico, quando la grande stronza lo verrà a sapere, andrà fuori di testa. No, no, non... È mia moglie! Dai, sì. Stronza, è mia moglie! Non parlare male di mia moglie! Povera Veronica, dai. Se che sia mia moglie... Se va odiata da tutti, zio. Ciao Veronica. Complimenti, Gianni. Marco ha detto che sei una stronza. Rabbia, anzi, sta a creare un mostro. Sta a potenza, rabbia. Vabbè, sì, ma sì. Scusa. Mo diventa lui il cosol. Vabbè, ma c'è ragione. Diventa Pazuzzi. Quello che ha fatto una gabba. Cioè. Vabbè, certo. Certo. No, qua era giusto, qua era giusto, bastardo. Sì, quasi. Rachel non ha detto del matrimonio. Lavoriamo lontani da un anno. Quindi ora è la grande stronza? Vedo che ha fatto carriera. A mia discolpa, usiamo il termine in senso un po' affettuoso. Vaffanculo, coglione. Complimenti. Questa. Complimenti. Qui faremo 45 McDonald's. Grazie. Quella valigetta è piena di chicken McNugget. Spero che la connessione regga. Lascio a te la parte tecnica. Devi fare la parte tecnica. A chi dà? La parte tecnica. Vedi un attimo quella. Esamine. Dai, che è il lavoro tuo. Esamina. Ma se non sai le cose che stanno. Marco, no! Vedi che c'è sulla lavagna. Perché sul tavolo? Beh, non mi stupirebbe. Forse alla fine ti concederò. Puoi cambiare la visuale. Ah, sì, pensa che t'ha data. Basta che non hai sentito che ha detto? Che ha detto? Forse no. Alla fine ti concederò un ballo. Quella è palese dichiarazione. Ah, beh, quello là significa un pompino. T'ha scopi 100%. È un pompino. Sì, sì. Ma si è camminata, eh? Robotica. Vedi, mo non ho fatto un tempo a esaminare. Ho fatto un tavolo. Vede un computer con gli occhiali da sole. E vedi in cazzo. Colonnello. È vero. Ma come si veste questa, cioè? È un po' da... Signora King. Il carta è militare, viene la maschia, la mia squadra. Cioè. Se vuoi fare un briefing, devi chiedere a me. Briefing? Vuoi fare un briefing? Arroganza! A tua moglie! Arroganza. Metti in riga tua moglie! Devi moglie! Squadra. Che stai dicendo? Non sei più mia moglie! Il comando mi ha assegnato ufficialmente la guida della task force. Oh, vabbè, ma noi sapevamo che stava con altro. Stai scherzando? Sì. Sai che l'ironia non è il mio anche forte. Se non potremmo. In effetti no. Tenente Kolchek. Se non ti spiace, Chitano sta creando. Dal comando centrale. Conferma che il tenente colonnello King ha assunto il controllo dell'operazione. Motta la leva. Mo fa rapporto. Grazie, Roblum. Non c'è accesso alla vostra rete. E tu chi sei? È la dottoressa Stokes. Le ho dato accesso totale. Fatti i cazzi tuoi, coglione. Sì, immagino. Accesso totale. Ma questa mi sa che gli ha dato accesso totale. Alle mutande. Cercherò di arrangiarmi da sola. Ma secondo me è lesbico. Dottoressa Stokes, iniziamo la presentazione. Sì, ma dottoressa. Sì, sì. Ha lasciato per quello. Ho trovato qualcosa? Beh, non mi pareva una donna, tipo, pareva Vin Diesel. No, in teoria no. Non sta con Nick e noi non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Noi non lo sappiamo. Capito, in teoria. Però lo sappiamo. Che cazzo è? Sembra che arte moderna. È Marvin Hagler. Sono immagini strettamente riservate del programma Kelus. Dovrei capirci qualcosa. Il programma Klaus. È un sistema satellitare termico che ho sperimentato. Oh, incredibile. Prego, sperimenti pure. Vabbè, ti comporti sempre così ai briefing, caporale? I ragazzi sono soltanto stanchi. Senza offesa. D'accordo. Le scansioni satellitari della zona di guerra hanno rilevato un possibile deposito sotterraneo. Ovviamente la scoperta richiede ulteriori indagini, ma nutro il forte sospetto che contenga le armi chimiche di Saddam. Ah, ti abbiamo beccato, bastardo. Il comando centrale ci autorizza ad attaccare la struttura e requisire le armi presenti. Magari le ostilità sono finite, ma ci sono sacche di resistenza repubblicana in tutto il paese. Potrebbero usare quelle armi in ogni momento, dobbiamo fare presto. Le armi segrete, l'esercito ci darà un passaggio in elicottero. All'arrivo il tenente Kolchek guiderà l'assalto alla struttura. Conquistata, condurremo un'ispezione delle armi. Ascoltate, c'è stato un cambio al vertice, ma Rachel resta fondamentale per l'esperienza maturata sul campo e la conoscenza locale.
Lavorerà con noi ed esigo che le mostriate il medesimo rispetto. Qualche domanda? Che cazzo stiamo aspettando? Forza. Secondo me l'ama ancora, la stima quella profondamente. Quella zona lì è delle tribù. Io tifo per loro due. Non li sottovaluti. È gente feroce. Presumo avremo supporto. Gente feroce. Nah. Troppi velivoli ci farebbero scoprire. Faremo dentro e fuori, veloci. Sì, è quello che ha detto tua madre. Occhio, ragazzo. Se non fossi uscito in tempo, potrei essere il tuo papi. Mamma mia. Okay, no, ora non tocca a mamma. Che virilità tossica. Signore... Che mascolinità tossica. Che dove fa? Mi perdo sempre quando devo rispondere. Inducia, c'è scritto, vedi? È scritto inneggia al duce. Induci. Viva il... Chiederò di tenere pronto il supporto aereo. Possiamo volare bassi sotto i radar. Il sito è sui Monti Zagros, il terreno ci nasconderà. È tipo la storia che si aggiorna. Non comunicheremo fino all'obiettivo. Se non rompiamo il silenzio radio in 24 ragazzi, ore... Ragazzi, in chat, allora che ne pensate della storia so far? Vi sta appassionando? Vi piace il gioco? In 24 ore succede di tutto. So far. È per questo che siamo in guerra. Questo è il motivo per cui lottiamo ogni giorno. Ve lo garantisco, signore e signori. Così impediremo a Saddam di usare quelle armi. Pronti tra un'ora. Andate fuori. Yes, no, fa cagare, una merda. So far so good, è figo. Chill, sì, no, bello. Clarice, dai, ci sta. Darmi una no? Mano? Yes, subito. Entusiasmante. Vabbè, è figo, raga, è bello. Non lo so. Ci piace. Non mi torna. Entriamo un po' nella storia, cioè, chiaramente... Io senso pizzica. Diventerà una serie, no? Perché? No vabbè, nel senso faremo più senti, puntate, no? Se vuoi ti do una bella cantata. Questi giochi si rivelano sempre top comunque, questi qua, eh. Sì, dai, sì. Parliamo seriamente. Tutti i giochi che abbiamo giocato così, ma io parlo in privato, ne manco in live. Proprio in general, mm-hmm. Sono sempre top giochi. Sì, sì. Poi c'è sta che iniziano col prologo, magari se all'inizio non fai cose... Chissà che, però dico magari davvero. Poi entri un po' dentro la storia e iniziano a morire personaggi che potrebbero non morire. Succede quando passi troppo tempo con Eric. Sì, la storia può durare, che ne so, tot minuti, come molto di più. Dipenderà. È un po' stunnata. Scarico i dati aggiornati dal satellite. Non ha aperto la così bocca. Così puoi restare sola con lui. Ah no, era l'altro. Grazie, Clarice. Vai, Marco, mostra tutto nelle tue mani, eh. Va rattoppato parlare. Questo matrimonio. Devo dirti una cosa. Non ho scelto io di prendere il comando della tua missione. Emozione o intimità? No. Intimità. Mi manchi, amore. Assolutamente. È passato molto dal nostro ultimo incontro. Eric. Aspetta, fammi finire. Dai, fallo parlare, Chad. Romanticismo. Ogni giorno. Ti ho pensata ogni giorno. Ti ho sempre voluta al mio fianco. Mi sei mancata tanto, Rage. Non riguarda noi, Eric. Ho capito, stronzo. Vorrei solo che tutto tornasse come prima. Già all'epoca... le cose tra noi non andavano. Siamo stati peggio. Molto peggio. Mo vuole il cazzo di Nick. C'è sempre così lui. Non è cambiato nulla, Eric. Lo sai. Noi due... non c'è un noi due, è finita. Ti prego, Rach. Non dire così. Cioè questo è venuto non qua... Non porti più la fede. Non porti più la fede, ma ancora sono sposati, quindi. Ehi, non è che importa più la fede. Fa più attenzione. Oh, merda, scusa. Se fa croppa da Bumblebee. Però, cioè, nel senso, se ancora sposata è legalmente perseguibile. Cazzo, questo è il cazzo del Bumblebee. La signorina? Cosa, Marco? No. È coniugata ancora in questo momento. È quanto manca al download, Clarisse? Mi serve subito. 5 minuti sono abbastanza subito. Sto scaricando i dati. Controllo le mappe satellitari. La connessione fa schifo. Ce la faremo bastare. Firmi un 1348. Ma perché stiamo pregando sto cesso? Dai, mamma mia, una così proprio. Vabbè, sentimenti, raga. L'equipaggiamento. Controllalo bene. Pensa che invece la nostra assistente, anche se sembra magari dell'altra sponda, è un po' gelosa. Ma scherzi, sì, ma neanche col cazzo de Pasusu. Abbiamo esplosivi, flashbang. Che è, oh, acquerela. Nick, mi
Sembrano risultati con urgenza. Riservato con l'avvio dell'operazione del supergruppo, è imperativo sottolineare la necessità che la missione abbia esito positivo. Le nostre operazioni militari necessitano di uno stato finale chiaro e convincente. Le forze USA sono impegnate a sventare la minaccia delle armi di distruzione di massa irachene. Se non ne dimostreremo la fondatezza, non potremo giustificare un'invasione alla luce dei trattati internazionali. Mi sembra giusto, no? Oddio, dovresti farlo prima in teoria di attaccare. Sì. Cioè, poi attacchi e poi la trovi. Poi non la trovi, infatti non l'hanno trovata. Però vabbè, con la cessione dell'ostilità e il rischio che il regime distrugga le prove dell'esistenza di armi bla bla bla, vai giù. Grazie, no names. Diventa ancora più concreto. Il survey group deve identificare e capitalizzare al più presto i siti delle armi di distruzione di massa e il personale correlato. 3. Gli alleati della comunità internazionale vanno rassicurati sull'operato dei nostri servizi segreti. Attendiamo i suoi rapporti. Firma Simon Fuller. È Müller. Capo operazioni speciale Humint. Va bene, riservato e personale. Yeah, vabbè, mazza, niente. Quindi siamo dei paraculi. Vabbè, siamo americani. Io l'esercito degli Stati Uniti d'America. Com'è che dicono quella frase in latino dei Marines? Ma ricordo. In latino? Quella frase non in latino dei Marines. Ah, sappiamo qualcosa? Che c'hanno? Ah, no. Ma che è un plug anale? No, mi sa che è una granata. Ruota un po'? Ah, è una granata. È una supposta. Da fucile. Però se va da, metti pure. Sì, pure piacevole. È quello che penso. Grazie per il sub, Iris. Fosforo bianco. No. Faranno da fumogeni. Tutto qui. No, ma che non sono autorizzate. No, Marco, sì. No. Questo se no se ne foto da questo. Disapprova, disapprova. Sei un coglione. Vergogna. Non sono autorizzate. Potremmo trattare malissimo. Se infrangiamo le convenzioni sulle armi, diventiamo come Saddam. Non le voglio in questa missione. No, serve tutto l'aiuto possibile. A parte questo, sergente Kay, forse non sono stato chiaro. Era un ordine, non un suggerimento. Bravo. Top. Forte e chiaro, colonnello. Non le porteremo in missione. Abbiamo cambiato la storia a Fallujah. D'accordo? Fiero. Bene. Sì. Onu mod. Però così, appunto, non portiamo le granate al fosforo, che magari ci servivano. Beh, ma bombardiamo con l'aereo al fosforo, capito? Ah, direttamente napalm. Bombardamento. Se no, tu piedevo stesso, nel dubbio. Te ne metti in saccoccia, può sempre essere utile. Esamina. Ma nel dubbio. Fatte raviata. Prendile. Tu puoi, sei al di sopra di tutto. È quello che scrive che palle ste live, no? Cioè, c'ha tante altre cose che può fare. Ad esempio, premere quadrato. Uscire di casa. Uscire di casa e premere quadrato a caso. Basta pure un balcone. Questa è un'altra lavagna, ragazzi, che non abbiamo visto. Attenzione. Beh, si capisce tutto. Qua ci sta scritto che sto tipo con occhiali ancora. Mailman, il postino. E niente, è così. E dai, niente. Cioè, tipo, ma ci stanno i mignoni. Ma se può dire, e niente, è top al. E niente, top. Alla tua ex moglie, secondo me la riconquista. Oh, ma che c'hai? Sarsantino. Troveremo anche Ali il chimico in quel sito. Se nei paraggi chimico. Lo prenderemo. Sono inventato Ali il chimico. Varrebbe quasi la pena per lui. Quasi? A dire il vero. Continuo a preferire il lavoro d'ufficio. Se si mette male, possiamo contare sul supporto aereo. Sono certo che non servirà. Sembra sicuro. Le ultime parole famose. Sembri sorpreso. Mazza, ma che è una guerra fallocentrica. Comunque è fatto bene. Sì, cioè, è figo. Siamo noi i maschi alfa. Prova a parlare con la tua assistente. Anche se sta camminata è un po' da caio, Questa qua al PC ci è un po' molleggiato, zio. Sì. Vedi un po' l'obiettivo con Start. Fluido. Attendi il download. Ah, devi parlare con. Ok, devi esplorare sta stanza. Okay. Come devo attendere il download? Devi esplorare la stanza. Cioè, beh, che vuoi fare là, Marco? Che io li butto al culo? Ma non me lo fa fare. Sta là, sta a guardare il soffitto. Ci evita lo sguardo. Comunque è un gioco di roleplay. Il personaggio. Parla pure con i guardi lì, con i militari questi. Player fucile. Insomma, belli Iraq, eh? Che dici? Che fan callo, però. No, non mi fa parlare. Erchidano è in guerra. Penso, dai, è top. Una signora qua col Pucca, è particolare, No, Marco, no, basta con bussoloso. Ma che ce vuoi fare? Sono tre volte che altro esamino? Questo l'hai esaminato. Vai in giro, devi andare dietro. Qua dietro, questo. Secondo me. Parla con Roger. Aha. Questo che è? Che è uno strumento di stupro. A che serve tutta questa roba? Dobbiamo essere agili. Dobbiamo essere pronti. È una struttura sotterranea, forse in costruzione. Meglio essere sicuri.
Se vogliamo sentirci sicuri, portiamo più soldati. Soffri di vertigini. Non dire nulla, zio. No, no, soffri di vertigini. Vabbè, lo prendiamo in pialo giro. Per culo, pialo per culo. No! Tu saresti il tecnico? Hai buona fama. Ah, rispetto per i tecnici. Merda, mi sembra il minimo. Mi occuperò dell'equipaggiamento. E se salta fuori qualche iracheno, gli faccio saltare la cazzo di testa. Anche civile. Sembri sicuro di te? Se ti serve aiuto con le funi, chiedi a me. E infatti qua tocca capire quelli con cui essere simpatici e quelli da bullizzare. Allora, secondo me quello che te scopa tu moglie o bullizza... Come fighetto del cazzo? Vedi, devo dire che tratta male pure questo. Oppure questo se merita... Cortellata! Una cortellata. Che succede? Download finito. Questa pare Spadino. Agli elicotteri. Uguale. Agli elicotteri, come Chiara Ferragni che è andata a fare l'aperitivo con l'elicottero. Avete visto? Cosa? Cosa? Tu hai una domanda. Te lo si riesce a leggere in faccia. Ma è un film o un gioco? Ma dove hai punto G di tua moglie? Immagino parli del grande capo. Ah, no, non sta parlando. È un duro e ci tiene a darlo a vedere. Ah! Ma non mi infastidisce. Ma siamo in un film o in un videogioco? È un gran palo nel culo. Dove stiamo andando, credimi. Ci farà comodo un duro al comando. Ti immagini se lo davvero io là a capo, go. Non ti levare gli occhiali che sennò... Che ti danno quel sintomatico mistero. Eh sì. Vai Gianlu, vai Gianlu, faccia il pompiere. Aspettate, ora ragazzi, che io sto aspettando Mohamed. Vabbè, magari io. Eh? Allora, che ne sai, sta scritto qua, Corriere Mohamed. Ah, la della mia pipa. Io vado a farmi qui due tiri perché sennò Simone mi finisce Alger. Ah, chi so io? Le famose sigarette condivise. No, coi cioccolatini. Sei Salim Othman? Othman. Ostinazione, coraggio, tenente. Ecco, la musa che fine fanno sti cioccolatini. Fiero, fischietta. Ma che no? Fischietta, no, in realtà. Tutti, sì. Solo Marco Chitano, penso. Opla. Zain? Anakit? Azzi. Zain? Ha risposto. Pacco bomba. Che cobomba. Quel coglione. No. Prova Zain. No, no, ma io non vedo. Non posso trovare Zain. C'è sta una lettera. Per lasca la stanza, zio. Che la volete leggere? Vai, vai. La leggo al volo. No, no. Che devo tutto fare? Chiaro, viene premuto. Tutto chiaro. Andiamo avanti. Vabbè, ma c'è Stantastic. Scusa. Viene premuto R2. Zaid, 3 marzo. Bla bla. Ciao Zain, caro Zain. Il consiglio ha approvato la sua iscrizione. Consiglio allora, quella che inizia, caro Zain. Il consiglio ha approvato la sua iscrizione alla Highgate University per i corsi di mitologia dell'anno accademico 2003-2004, che inizia il 2 settembre 2003. L'offerta è vincolata all'accettazione dei termini che seguono. In caso di mancata adempienza verrà querelato. L'università si riserva di revocare la sua partecipazione ai corsi. Complemento degli studi universitari, con voti, ottenimento del visto. Vabbè, comprendiamo che l'attuale scenario internazionale possa complicare l'ottenimento del visto e il suo trasferimento nel Regno Unito. Bla bla bla. Da oltre 120 anni la Highgate University aiuta giovani di talento di ogni estrazione a raggiungere il successo, inserendoli nel mondo dell'istruzione e del lavoro. Non vediamo l'ora di partecipare al suo percorso personale. Ovviamente Andrew McAllister. Tutti così comunque. Infatti mi sembra un po' sketchy, un po' sus. Un po' sussi. Un po' sussi, sussi. Okay, oh. Ah, ma so du gay. Ma quella sinistra, ma no, attenzione. Quella sinistra che ha fatto, raga. Sta un po' prova male. A girarla completamente se succede qualcosa. Ok, non succede niente. Perché hanno piegato? Cioè, so veramente... Hanno torta la femmina. Mazza che corridoi stretti, ma che è, oh. Mazza, nemmeno la caverna era così brutta comunque. Ma manco un ma manco un prigionia. Zain? Assomiglia alla casa della caverna. Dov'è Zaid? Ma ti ha risposto prima? Che sta a letto a piangere, sta.
Vedi un po' di questo è il talento a piano, coglione, tu sei? Sì, Kenny. Greve, so, Nani. Ma che sai, deck box dei Nani. Che, ma che ci devo fare? Star Nani. Black Lotus là dentro, dai, dai, che moccia. Grazie, Clor. No, no, che fa? Perché preme tasti a caso? Cos'era questa animazione? Vicino. Allo, Anna Salim. A pecorino. Salim Garkun. Abu Zain. Ho capito. Abu Zain. Hai workato. Speak Italian, please. I don't understand. Who is it, Arnik? Hai Wahtar. Huma Babad. Come? Guardi, non ho capito, ci sta. Rabbia o lucidità? Guarda, io sono lucido nel dubbio. Quello te me, ma so che Night Mile è caverna, ho detto. Grazie, Pillo. Sono una caverna. Sto qua nella caverna. Tu digli di sì. Sempre di sì, vedi. Che rabbia. No. Dini. Stupendo. Captain Basri, ahlan. Amules. Ma che è? Tutto storto. Gattuli, salve. Sta dopo il pranzo di Ferragosto. Tutto incarcato sta. Sta in carta per quelli. Ehi, affendem, il harb è خلصت, خلاص. Grazie, Zack. Ma che l'ha fatto? Ma haddish il sel. Hadou gay. ودي أرضنا وإحنا لازم نتعرب ليها. شايفينهم؟ مطلوب. الله. موسكوبيا وسنا. شوف. Sta tutto un. C'è una mina anti-uomo davanti. Sta tutto. Sta tutto arcato. Oh. Non ho capito. Disponibilità ricevuto. Sfida. Devo trovare mio figlio. Ma dove siamo da Efendim? Ebni محتاجني. ده أمر يا جندي. مش طلب. ده واجب عليك. Fent. Grazie. Comics 10. No, ci va in guerra. Argal Bedorinib. Ardard. Khalasidar. Che fatto? Che ne so, zio. Zaid, zitto, cazzo, è finito. Dov'è Zaid? Dai, dammi, va. Vai, vai. Ah, mo sei. Scendo in campo. L'assistente, diciamo. Ecco i Marines. Io per ora mi sto preoccupando solo di me. È bellissimo, raga. Vive il corpo dei Marines. Ricevuto. Passo. Eroi. Maresciate. Coglione 2 chiuso. Ah, c'è una gamba di te. Vabbè, la gamba di te. Scaldatevi, ragazzi, stiamo per arrivare. Ehi, Merwin, che fanno tua madre il triangolo delle Bermuda? Quello biondo. Davvero? Perché non mi illumini? Ingoiano marinai. Questa era carina, dai. No, l'ho capito. Ehi, tua madre è così lurida? Che cazzi, era troppo volgare. Dopo il sesso al telefono ho avuto un'infezione all'orecchio. Complimenti. Ma fa schifo. Ce l'avevi pronta? Mi è piaciuta, Se vuoi posso intrattenerti ancora a lungo. No, grazie, bro. Lo dice anche tua madre. Basta sparare cazzate, pensate alla missione. Ehi, hey, esiste soltanto un posto in cui una donna può darmi ordini. Greve. Ed è a letto. Porca, questo. Tua mamma ti lascia portare donne fine. A letto? Oltre a lei, intendo. Ehi, hey, Rachel. Greve. Ehi, hey, che cazzo ridete? Sergente Kay, stabilisci un contatto di alto con livello. Quello è il classico personaggio stronzo che quando muore godi. Oppure alla fine dell'aiuto, ti prego, salva. Sei con noi? Ricevuto. E lo vedi per il verme qual è. Oh. Preoccupazione, preoccupazione. Siamo brave persone o cattive persone? Non dire nulla. È scelto. Non dire nulla. E dai, è top. E dai, è top. Sempre sì. Sempre fi. Cos'è? Un motto da Boy Scout? Io a Fidel Castro. Roba da Marine. Sempre fedele. E quindi porta fortuna? Sì, che cultura. Sta tutta squagliata. I mari sono pieni di superstizioni. Quello è sparane una.
Ma dove stazzi? Senti, vabbè, questa. Ma col caldo sempre. Mai voltarti mentre scendi da un elicottero. O la squadra è spacciata. Questa è la più grande fesseria che abbia mai sentito. Latino, sì, forse. Però, perché rischiare? Sguardo sempre in avanti. Se mentre sei in guerra ti giri, una pallottola in culo te la meriti. Ci siamo quasi, Marine. È per questo che ci hanno mandato qui e giuro su Dio, noi ce la faremo. Se posso fare una critica, sembra che i sviluppatori te ne hanno mai visto una donna. Due su due, una bozzata dell'altra. Due bozzi proprio, due bozzi. Due bozzi. Ma quando mai uno sviluppatore ha visto una donna? Esatto. Quindi è proprio quello. Come gli sceneggiatori, cioè quella gente là che ci ha dato le cazzate di Hollywood. La Manic Pixie Dream Girl ne è un esempio. Captain, da che parte stiamo, ragazzi? يعني صحن الخنازير بيطيروا siamo con gli americani o con iracheni? Iracheni. Bom. Maglioncino. Grande Idris Elba. L'American! L'Assacre l'American Gop! Certo che questo maglioncino in guerra senza. Non voglio sparare. Fiducia cautela. Con cautela. No, io non assalto proprio nulla, non sono. Devi tenere premuto verso di là. Io non esagero. Così fai non dire nulla, no, zio. No, non esagero. Non dici nulla. Tenente Kocek! Signore! Presidente! Facciamo rifugio. Lascio libero in posizione senza sparare. Bravo. Esatto. Non serve usare la violenza. Per il resto non siamo mica. Davide, ti prego. Ma secondo te posso sparare a persone così? Ma è ammazzato tu via. La responsabilità è altissima. O sono civili. Fai pure tutti. Dai, sono civili. Ma che gli sparo? Che siamo pazzi. No. Uccidi tutti. Dietro la schiena. Sterminali. Ascoltatemi, ragazzi. Non voglio farvi del male. Ma c'ho tutti lo stesso maglioncino. La moda, cazzo la moda è quella. Ok, sì. Ok, ma dillo, sto volutamente ignorando. Che fa più ridere. Ok, ma dillo senza puntare un fucile. Ah, Marco! Ah, te eri, Marco. Via libera, ragazzi, vedi? Non serve uccidere. È inutile uccidere. Dì al caporale Merwin di usare il fumo giallo per chiamare il colonnello. Sono donne e bambini. Che è successo prima? Hai esitato? Pensavi al checkpoint? Non ho esitato. Non voglio fare vittime. Questi non sono nemici. Sono pastori. Esatto. Pastori di Dio. Esatto. Grazie, tenente Kocek, aggiornami, prego. Grazie, nessun colpo sparato. Grazie. Nessuna vittima. Fattoria grazie, sicura. Ragazzi, prigionieri neutralizzati. Contribuiscono. Prigionieri. Hai trovato un ingresso per il silo? No, negativo. Ammesso ci sia, è ben nascosto. Ammesso ci sia. Che vuoi dire, tenente? Questo lo trattiamo male. Vai, ah, no, però siamo lui, quindi però. Ma io sono scettico. Sono solo pastore. Mi tengo scettico. Mi tengo scettico. Sì, ma fallo. Tieni premuto. Scettico. Colonnello, questi uomini non sembrano. Mette un'ansia. Siamo sicuri. Non è una copertura. Forse ha ragione. Se sono civili, Kocek ha fatto bene a non entrare a fucili schierati. Vedete? Questo è un tratto della mia personalità.
NTJ. Bravo, dai. Davvero è quella. Sì. Ammazza, sparata a casa. Abbiamo aperto la fattoria come il culo non di... finire la frase, e caporale. Basta, mamma mia. Oh. Posso interrogarli? Sì, ma eviterei domande sui massimi sistemi. Peggio del film di Vanzina. Ma lei... Occhi aperti. Ma non è in grado. Anzi, ho appena salvato la vita dei poveri cristi. Voglio saperlo. Ricevuto. Dei poveri pastorelli. Che basso Lazio. Questo posto ha qualcosa che non mi piace. Ah, sì. Per caso è quel... intuito femminile di cui si parla? Madonna. Sì, vuoi vedere che succede quando si incazza? Uccidetelo, vi prego. Pensa solo di cose sessiste. No, se mi capita l'opzione, se mi capita l'opzione salva, lo faccio no. Sì. Beh, mi sembra giusto. È il minimo. Ma raga, ma questi non ci possono di niente. Ma sono pastori. Ma questi, ma che devono sapere, poracci? Questi parlano che pecore. Ma lasciamoli sta... Cioè, ma che è Melchiore, dai, lasciamoli. Questi c'hanno a che fa col bestiame, zii, che io vai a fare. Vado a prendere la batteria, amico dei pastori. Ma che è successo? Vabbè, ma che l'ha fatto di male? Ma lo fa parlare io perché questa non è in grado. No, 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 qua. Devi tenere premuto. Pezzi, ma lascia fare. Tieni premuto. No, no, non fa il maschilista. Non dire nulla. No, voglio levarmela dal cazzo perché questa è già intimidatoria, capito? Ma non ha detto nulla. Ce parlo io, pastori. Ma come no? Ti ha selezionato a non dire nulla. No, no, ti stai sbagliando. Infatti ha detto qualcosa. Ma che diavolo è? Sembrerebbe un effigie. Dark Souls. Pagana, forse. Sono tipo croci. Ida. Effigie. Grazie, Ruben. Grande Ruben. 13 mesetti. Grandissimo. Marra, ce la fai? Vaffanculo, coglione. Non dire nulla. Furia, curiosità, sì. Curiosità. Furia. Curiosità. Ma so vediamo curioso. La furia. Sono curioso! Curiosità. Posso essere curioso in vita mia? C'è la curiosità. No, non tocca. E calla. In Tucanden. In Duceo. E calla, anzi. Ha fatto un danno irreparabile, cazzo. Oh! Segreto provato. No! No, no, sei puro! C'è quello che non doveva fare. Esatto. Bisognava evitare. Bisognava evitare tutto ciò. Era per rendere un po' più interessante questa sceneggiatura, dai. Caporale, tieni d'occhio. Sarebbe successo comunque prima o poi. L'hai sentita, Marin? Preso Ortega, non si le patite dicono pure. Interroga i pastori per lustra la fattoria. Ammazza, bello stretto qui. Non me li fa interrogare. Non me li fa interrogare. Guarda intorno. Vabbè, prima per lustro, che devo fare? Andiamo. Facciamo un interrogatorio massimizzato. Dimmi dov'è il silo. Ma non lo sa. Era armato, signore. Qui sono tutti armati. Oh oh. E mo so cazzo. Direi perché mi sa che ho sottovalutato i pastori. Di fondo è attivire a Uyo. I pastori l'hanno fatto. Oltre a me l'ente m'htago lil ghanam. Fin medkhal il maghzan. Oh oh. Puoi pure non farlo, eh. Provaci ancora. E io ti faccio a pezzi e ti do in pasto agli sciacalli. Mi ha fatto bene a scudare io. Infatti, ci ha fatto piacere sotto sotto. Altri prigionieri? No. Gli è piaciuto, dici? Sono di là. Andiamo. Lo meritava, avrei fatto pure io. No, parla proprio. No, parla proprio. Non perderlo di vista. Parla proprio. No, lì non parla proprio. Iraq è come America. Oh, per ora stiamo a fare bravi, eh. Noi abbiamo menato, però... E questi ce lo buttano al culo. Lo so, sì, però io mi fido dell'essere umano. Credo negli esseri umani. Esatto. Se ti hai seguito tutto il regolamento. No, ma più che altro, sì, io non voglio diventare come loro. Qualcosa, se fossero cattivi, non voglio essere cattivo. Sei cattivo, sei cattivo. Oddio! Greve. Oh! Ah, quello che diceva che è la premonizione. Che cazzo è la fantascienza? Greve, quella che te spara. Cioè, la premonizione, sì. Ah, era lei? Era una ragazza. O a buttar culo. Era Trinity. Sì. Ah. Vado dal cazzo, sì, madonna mia. Marra Pussi. Pussi? Perché non è menato quello. Voi state al vostro posto, coglioni. Il joypad non è mio mai. Forse la vera Pussi è chi è. Esatto. Lo so che fate così con le vostre ragazze. La vera forza è dimostrare che siete in grado di non menare. Vabbè, ma se possono interrogare questi o no, non ho capito. Qua ho esplorato tutto l'esplorabile. Ho tre stanze, non è che... Qua ci sono entrato. Allora, e questa è quella di prima. Destra, qua... Ah, devo uscire proprio. Me sa. Uscimo.
Marine, voglio che setacciate l'intera fattoria da cima a fondo. E ancora Doom. Setacciate l'intera fattoria. Ecco, perché al sole, come vedete qua? È divano, è tipo Erlito Cursa alla De Ostia, stiamo così più o meno. Vedi, è il divano della prima Cerbero House. Sì, sì, startup, dai, questo che sta facendo. È stato Merwin che ci ha portato sfiga. È stato Merluz. Non credo. Ma alle dai, Merluz! Ma dai, Merluz! Babbo Natale. Babbo Natale? Come? Marta, lui esiste. Gli sviluppatori, è per noi un onore vederle rovinare il nostro il Natale, sai? Povero sviluppatore. Oddio mio. Beh, avete fatto un lavoro vergognoso dal punto di vista della sceneggiatura. Non so, ammazza, avete... è l'unica cosa su cui si basa. Anche avete... Anzi, più che sceneggiatura, sui dialoghi. Sceneggiatura ancora lenta. Vabbè, doppiaggio quello però non è un problema loro. Problema di Merluz. Quello è, beh, se lo danno incompetenti. Ma ragazzi, come finché Merluz, c'è Merluz, il doppiaggio è salvo. Mi dai, ragazzi. Preoccupato, finché sì, c'è sì, Merluz. Non c'è un'altra. Penso che mo posso interrogarli comunque, no? Mi sa un po' fan cazzo. Ammazza, ragazzi, sto bello fuori. Forse c'è un'altra stanza? No, un'altra casa proprio dall'altra parte. Ah, qua? Ah, proprio un'altra casa, dici te? Può essere. Ma dai, merda! Questo è un trattore, non è questo più a sinistra. Eh sì, eccolo, eccolo, eccolo. Ci siamo, ci siamo. Devi girare la fattoria. Pure lui si illumina, mi sa che poi passa. Mazza, che bicipiti, sì. C'è un cazzo. Vuoi dire qualcosa, sergente? Guarda a terra, cosa vedi? Non c'è niente. Se c'è un silo, dove sono le tracce, no? Questa è una caccia alle streghe. Il suo prezioso Kelus ha sbagliato tutto. Seguiamo gli ordini, sergente. La perquisizione non è finita. Sì, signore. Mi ha sempre lamentato. Uno che scopa. Mamma mia, che piagnone. Il lavoro non rompe il cazzo. Ma che... Però c'era un cazzo. Ma che sono queste cose? Sacchi di merda. Sacchi di monnezza. Oh, le patate. Ah no. Maschere antigas. Qui ci sono maschere antigas. L'ho appena detto, coglione. Gli serviranno a qualcosa. Sospetto. Ma non si possono prendere gli oggetti. Cioè, sta cosa mi ha sempre fatto triggerare. Cioè, tu nel dubbio prendila. No. No, la lascia là. Beh, ma così per averci un archivio, una cosa. Eccoci. Appena da lontani. Pensavo che stavano ribellando. L'ho visto The Mike Shusha, non è probabilmente horror, ma al finale è bellissimo. Ma perché questo whitewashing? Ma perché vuoi andare all'asilo? Non ho capito sta cosa. Greve, ma si sa che è sempre così. Bastava. Dai, insomma, sempre così. Sotto al tappeto trovi sempre che tutto. Soluzione del cazzo. Dai. Oh, eccala. Tutto fumo. Che c'è, raga? Adinolf. Sai che servono le maschere antiche. Eroina. Oh, e dai, allora è per dai, festa, grande festa. Questi criminali da quattro soldi. Che cazzo pensavo? Di Sugar. Ma che criminali? Voglio che rovistiate da cima a fondo. Hai visto? Sì, questi non so, questi più. Qua non so guerrieri. Non so quelli che cercavamo. Sono tossici. Ma sono dei tossici. Sono solo tossici. Sì, sì. Vai, Simo. No, questo è vai, vai. Ah, no, è Gianluca. No, vai, vai, vai. Siamo sulle città Mohamed qua. Ma al massimo è un 60 prima, è impossibile. Sì. Oh. Sta sbagliando. Sì. Ok, mi sta simpatico sto personaggio. Sì, sì, ma è figo sto gioco. Però. Questo è un coglione. Arancione. Fare il classico stereotipo. Inquietudine e scherzo. Vabbè, voglio vedere scherzo. Che cos'è? La collina di Stel, ma io siedo. Da lì per in realtà non sto scherzando, però. Cazzo te ridi, coglione, dammi sopra. Quello ride. Stai pieno di sordi. Ride perché sa che non gli darà mai. Esatto. È un film, sì, sì. Vedi combattere. Ma voglio la promo con gli sordi, sì. No, io siedo. Senti Gianluca, senti, ma te sei partito con l'ordine. Siamo cacciati il quadro del cinema. Foto. Con le anecari. Simo
bottone su nel joystick. Grazie, finalmente grazie. Dai, raga, non è così, no. Mazza, quanto siete cattivi, raga. Cioè, ma... un po' di rispetto per un ragazzo del genere, ma... cioè, comunque sono un ragazzo simpatico. Ma che... sta a palle? Esaminala meglio, sta a qualcosa. No, guardarla su. Me l'ha già esaminata, lei. Bene. Ah, raga, andate a vedere l'ultima foto di Mambo Losco. Ho commentato e dai, è top. Certo che gli vuoi male proprio a sti ragazzi. Come diavolo fai di sti? Perché... su un no, profilo perché... di quel lo so, c'hai ragione, sì. Però beh, ferite. Non capisco. Prima ha diretto Fellini. No, questo... di chi era questo? Marco de... a Bigolo, mi sa. Don sì. Vito. Collaborazione con Fritkin. Sì. Non mi ci fermo, ma non è lì. Mine. Mine. Guaglianone. Perché dove hanno ci sentiva le mine. È quella lì, no? A Bigolo. Sì, proprio. Ah, Ozpedec pure, ma non credo, guarda. Pochi gay. Pure magari scopriamo una storia d'amore. Nei parenti la scritta sceneggiatura. The Art Locker. Gli americani vengono a liberarti e tu li contrasti. Non ci siamo, scrive Galletta. Sì, dicono sempre così. Lancia razzi, oh. Sì, ma, sì. Ma sta impazzito questo. Ma voilà. Sta fuori di testa, oh. Beh, l'RPG sta tutto impazzito. Questo è un suicidio. Oppure chi devo colpire? Che faccio? Che faccio? Devo colpire. Che devo colpire? Devo colpire, che spara a caso. Cioè. L'elicottero. Gli elicotteri addirittura. L'elicottero della Ferragni, vai. Vai, spara. Vai, sì. Fai la Ferragni e va a fare no, l'aperitivo. Vabbè, esageriamo, insomma. Calla, mi perdoni! Chiara! All'Akbar! No! È grande. Ragazzi. Sì, è quello. Chiara, perdonami. Vai, vai! Perdonami, Fede, vai! Vai, vai! Vai. Perdonami, Chiara! No! No! L'aperitivo col cazzo che lo fai. Beando. No. Cazzo, ma che cazzo hai fatto? Cazzo, ma che hai fatto? No, hai scatenato un disastro. Galla, mi perdoni. Ah sì, si è fa un casino. Oh no! No, i nostri amici. No! Ma vattene a fa culo del pallocchio. Questo si ride. Che scherzavo, io ho massimo rispetto per questo che è per me. Porca troia, questo è per me. Vuoi? Questo è per me. Oh, vai, bagnatelo. Occhio, sì, che mi fai cascare. Ma che hai preso il Big Crispy? No, i due nuovi Big Mac che volevo assaggiare. Vai, assaggiamo. Test in diretta. Sì. Però devi prendere allora. Il Big Crispy, sì. No, vabbè, giochiamo intanto, raga. Ah, gioca, io intanto. Ah, dice una piccola pausa. Piccolo. Vabbè, lascia. No, lascia, per adesso sì. Tengo uno. No, vabbè, c'è sta. Mettiamo sia le Silent Hill. Silent Hill 2. No, mo sono curioso di sto Big Mac. È la prima volta che lo mangi. Ma tutto il gioco, io prima mangio le patatine, eh. Non dai un morsetto. No, giuro, vabbè, dai, andiamo avanti. Io prima patatine che poi fanno schifo al cazzo. Dopo sì, è vero. Mohamed invece è stato schifo. Molto bravo, Mohamed, perché le ha portate ancora calde. Ma guarda, queste arrivano fredde. Perdono, diciamo, la loro croccantezza, no? Adesso diventano qua... tutte mollicce. Tocco un patto.
patata calda. Ma che invenzione è la patata, zio? Tutto non è così davvero? Saporita. Dio benedica la patata. Ragazzi, amate la patata, no? Marco, vuoi? Oh! Ho guardato sulla telecamera, non l'ho preso. Sentite il clank. Categoria cambiata correttamente. Dove sei? Dove sei? Ma lo sazio? Sazio, zi. Sazio, zi. Dove è andato? Stavo a mettere a posto l'audio e scomparso. E insomma, ci stanno a sparare qua. Che cazzo succede? Entriamo! Ma che cazzo era? Era Pazuzu. Sono cagato addosso, che pensavo che era nudo. Alla fine Pazuzu ha posseduto uno di noi. È finita. La musica non c'è nel caso. Grazie Marco. Grazie XX Panza. Oh! Ma va, vanguardia. Ammazza sto cretino. Dai, sì. Fatto, sei scarsissimo. Grazie. Cos'è qua? Dai, che c'è la trainer, raga. Grazie a Malangesco. Ho fatto uno scherzo sulla Coca-Cola, raga. Mohamed mi ha fatto uno scherzo. Cioè? Mi ha messo una cosa verde. Mi ha fatto uno scherzo. Ah sì, Mohamed mi ha fatto uno scherzo. Mi ha messo una cosa verde sulla Coca-Cola che non posso bere. Guarda. Non riesco. Ma è uno scherzo. Ha fatto uno scherzo, Mohamed. Ma l'ha fatto per te. Per non... Vabbè, ma mo lo segnala al sito, perdona. No, ora Mohamed, è un piacere. Ma io, gli levo il lavoro con la quale campi i suoi 20 figli. Ti pare no. Che mi attappi a bevanda? Vabbè, piccolo prank, dai. Piccolo prank. Guardi, la colla si c'è bene. E' l'au! E' tu la buco, Piemo! E' tu la colla l'acqua, il canadon! Che violenza. E' perché ne dappo! Sì, questo spargimento di sangue. Grazie. Cosmo. Per l'Iraq! No! Si innesca! Capitano, perché c'è andato sopra? Però io... Si è buttato su. Vai Marco, questo sei tu, Davide. Allora questo. Ragazzi! Vai, vai. Ah, finisce qui. Sono pronto. Ah, vai, vai. Posso? Ciao. Vai. Vai, Giallo. Non finisce nulla. Siamo nel mezzo della battaglia. Recuperiamo Jody, recuperiamo Jody. Recuperiamo Jody. Recupera Jody, Giallo. Che so io!
Granate Will e Pitt ci farebbero comodo. Che cazzo di audio? Saltato l'audio, che è? Gli ordini sono ordini. Non è un'opzione stronzata. Dal punto di vista del sonoro, vergognoso sto gioco. È il gioco. È un film o un gioco? Oh! Mazza che mira, oh. Ora li aggiro. Copritemi e portate il Joy. Copritemi! X. Ma che pazzo! Ma no! Ia, no, yeah, 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 no, no, raga, no, 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 yeah, no. Era storto. Oh, cazzo volevo. Oh. Sparo in faccia a tutti. Occhio, sì. Oh, dammi la possibilità di sparare. No, è no! morto quattro occhi. Joy. Meno male, è stato un cazzo Joy. No, Joy. È morto Joy. Napalm! Le granate, oh, lancia granate. Madonna. Ah, no, questo si è fatto niente. Che cazzo è? Ha fatto solo una capriola quello, non si è fatto niente. E che è, oh? Aspettate, divisi e rispondete al fuoco! Dropkick a tutte le stazioni, silenzio revocato. Qualcuno Dropkick. Mi aggiorni sul contatto, passo. La mossa sì, l'unica cosa brutta sono le esplosioni, la grafica è clamorosa. Potrebbe piovere. Ma che è un terremoto? Oh, riapa Zuzu. No, no, ho paura. Poi ci stava più pensare ai demoni, raga. Oh, il pastore. No, non è buono, è buono. Stenditi a terra, o giuro che ti apro un buco in fronte. Gli stanno a sparare, man. Greve. No, no, risparmio. No! Porco Dio. Era un povero pastore cocainomane. No, tieni, tieni, quello no. Che dovevo fare l'ho fatto, tieni. Uccidilo è un terrorista. No, no. Ma non lo sapevamo. Non avevamo alcuna prova per uccidere un testimone. No, non sono d'accordo. Un ostaggio di quella. Povero pastore cocainomane. Era un povero pastore cocainomane. Ho capito che ti ha fatto lo sgarro con la Coca-Cola, però un po' troppo. Ma come cazzo l'hai aperta, Marco? Ti prego. Anzi, ma cioè, mi ha fatto uno per sgarro. Per non levare questo coso verde. Non ci riesco. Ma guarda che cazzo. Prova, ce levalo. Levalo. Ma è sfondato. E levalo. Tutto, ma prova a levarlo, zio. Ma non ci sono riuscito. Un bruto, ma sei. Guarda quanto l'ho ferito. Ma non ci sono riuscito. Mamma mia. Ma poi tagli adesso le unghie. Ma che cazzo c'hai, Pazzuzzi? Mamma mia. Ma io ci taglio il fumo. No. Ma perché mo sta spara tutto? Tipo, lo sai che te la devi far crescere sul mignolo. Come, ecco. Come i mafiosi. Poi abbiamo che sparato e mo ci sparano, zì. Per levasse il cerume. Per il fatto che gli hai sparato, mo questo ce vuole ammazzarsi. E sti cazzi. No, ma siamo sempre noi. Ah, greve. No, che devo fare? No, 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 mi sta no, simpatico. No, 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 lui è simpatico, zì. Capito? Ha ucciso un tuo compagno. Basta violenza. Basta violenza. Terremoto! Un'alleanza! Terremoto! Porca troia, raga! La terra sotto i piedi! Sacrificio porca umano! Puttana. No! Ma che cazzo! È il sacrificio, raga! Lo dico io! Oh! Eccala! Dai, si vattene, che resce! No! Oh no! 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 Il ciaddone! Pure noi! La Madonna! Ah, vedi! Questo perché ha ucciso quel pastore cocainomane, eh? Hai fatto arrabbiare il dio. Eccolo, bravo Gianluca. Porca mo stiamo lì, zi. Breve. Beh, quindi mo stiamo all'interno dei sotterranei. Sì, vediamo se ci è consentito staccare, vediamo un attimo. Se si può salvare, sì, perché sì. Comunque è un punto cardine. Ok, penso di si sia salvato. Ok. Siamo arrivati a un cliffhanger, abbiamo finito un capitolo. Sì, probabilmente. Sì, sì. Devo dire, dai, promosso. Top gioco. Niente male, top niente gioco, male. Top trama, magari lo finiremo
in due o tre live. Sì, non lo so. Infatti pensavamo di evolvere un po' questo format anche portando giochi di questo tipo che alla fine l'avete sempre apprezzati dai tempi della caverna, della casa vecchia. C'hanno una trama, la gente cioè, si può appassionare, almeno se uno lo vede su YouTube, poi può dire vabbè, mi vede il seguito sì. Poi su Twitch. Mm-hmm. Quindi se lo stai guardando su YouTube, lunedì prossimo c'è sta la seconda puntata. Ma a che ora mi devo collegare? Ma diciamo, se vuoi alle 21. Ma io non ho Twitch, come faccio? Tutti hanno Twitch, cioè? Twitch è di tutti. C'è l'app. L'app. C'è l'app, poi c'è sta Twitch.tv. Ah, posso, sito. Cioè un sito normale praticamente. È un sito come tutti gli altri, non serve averlo. Ma ci sono pubblicità, cose del genere? Ma ogni 8 ore c'è una pubblicità sul nostro canale. Ma posso canale. Evitare di vedere queste pubblicità? Se si sabba al canale. Che vuol dire lei? Sub? Il sabbat. Black? È una sorta di sacrificio umano che si fa. Vabbè, mi moglie penso possa bastare, no? Sì, sì, top. Penso che basta e avanza. Dai, è top, dai. Vabbè, ragazzi, grazie mille. Noi ci vediamo domani alle 15 per un'altra top live di confessione. Quindi ci sarà un altro ospite femminile, incredibile. A domani. A ciao, domani, ragazzi, ciao, ciao, domani. Ciao, ciao. Che squali? State arrivando! Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.